Che bello, regà. Ottimo lavoro, una casa lunga che non teme confronti. Vieni ora, Randvi ha trovato qualcosa che vorrebbe mostrarti. Eivor, Sigurd, ecco a voi l'Inghilterra e i regni in cui è divisa. Mercia, Anglia Orientale, Northumbria, Wessex. Dalle carte e dalle mappe che ho scoperto qui, intuisco che i figli di Ragnar si siano addentrati in Mercia. I ricognitori mi diranno se ho ragione. E noi dove siamo? Qui, in questo bosco senza nome. Senza nome? Dobbiamo rimediare. Come chiameremo questo luogo? Io forse ho un'idea. Ecco. Ravenstorp, il villaggio dei corvi. Mi piace. Ecco riemergere il poeta che è in te. Un giorno questo nome sarà noto in tutta l'Inghilterra. Un nome è solo l'inizio. Per avere fama dobbiamo costruire, espanderci. Ecco. Concordo. Per iniziare serve una forgia. Puoi aiutare Gunnar a tornare al lavoro? Ci servono materiali, scorte. A questo penseranno i nostri vicini, che lo vogliano o meno. Ecco. Siamo appena arrivati e vuoi già razziare? Non conquisteremo questa terra solo a parole. Andrò a parlare con Gunnar. Ecco. Molto bene, mia cara. E dimmi, cos'altro hai trovato? Per lo più, bozze di piani. Due punti talento. Qualche messaggio a rune. Cerchiamo di decifrare tutto e di rimettere insieme i pezzi. Io ragazzi non so quante missioni sono in totale, quindi io non so effettivamente a che punto del gioco siamo. Quindi, beh. Ok. Che il fato ti guidi. Spettacolare, regà. Molto bene. Andiamo a parlare con Gunnar e sentiamo cosa gli serve.
bel posto, Eivor. Niente male. In cosa posso aiutarti? Sigurd vuole che la tua forgia sia pronta al più presto. Ci serviranno scorte e ricchezze. Ah, significa che dovremo procurarcele. Bene. Ok. Bene. Mi mancano quei giorni. Saccheggi e razzie, lame insanguinate e scudi frantumati. Ti chiederei di unirti a noi, ma sei l'unico fabbro che abbiamo. Non possiamo rischiare di perderti. Oh, non pensarci. Lavoro meglio di quanto non combatta. Il mio posto è qui, non ai remi di un destriero acquatico. Ecco. Ma ora che ci penso, ho trovato una mappa nel ciarpame dei banditi, con la posizione delle case di preghiera sassoni. Certo, i banditi sanno anche meglio di noi che i monasteri abbondano di ricchezze. Porta la mappa con te e cerca di farne un uso migliore. Grazie, caro. Ce ne sono parecchie di ricchezze, raga. Qua ce ne sono tantissime, per esempio. Potenza 160, eh? Qui? 20. Qua, raga. Allora. 674 metri, perfetto. Facciamo questa, direi, e chiudiamo. Anche perché, ragazzi, sto perdendo in continuazione pacchetti e non so perché. Compiere razzie in luoghi ben difesi è il modo migliore per... Ti serviranno per le costruzioni dell'insediamento. La razzia sarà completata quando tutti i barili ricchi forzieri dell'area saranno stati depredati. Va bene. Come fragili uova di gallina! I sassoni sanno che siamo qui, Dario. I monasteri saranno sorvegliati. Ah! Non troveremo che preti in preghiera, ci scommetto. Sì, sì. Immagino. Devo far giro, regà. Devo girare, raga. C'è un problema, raga. No. Avviciniamo meglio di là. Guarda là, un monastero.
Sono pronto. Dacci l'ordine e... Sono pronto. Dacci l'ordine e agisco. Sono debitore. Come here!
non può batterci, non cedete! Muori, niente alla tua fine! La carogna crede di farcela! Devi avvelartene! Sei morto! Attivate i suoi colpi! Mi faccio a pezzi! Ora morirai! La pagherai cara! Guido io! A darvi una mano qui! Vediamo ciò che serve a Gunnar. Se c'è dell'altro, meglio farlo. Ehi, non posso farlo da solo. È la tua ora. Fatti da parte. Tutti insieme, d'accordo? Azzo! Non ti lascerò fuggire. Bene. Bene, adesso torniamo alla nave. Salve, andiamo. Sembra tipo la serie di Ezio, ragazzi.
coraggioso, Eivor. È più grande e più calda della mia vecchia forgia di Fornburg. Vieni a trovarmi quando vuoi. Per armi ed equipaggiamento sono il migliore. Lo farò, Gunnar. Non dubitare. Interagisci con l'economia, sblocca missione per costruire, avvicinati a un segnale con materiali di resa e sufficienza. Perfetto. Allora. Qua cosa c'è? Hitam, ora che tu e Basim vi siete stabiliti, cosa farete? Abbiamo del lavoro, a partire dalle città d'Inghilterra. London, Jorvik, Winchester. Sono tutte infestate da membri dello stesso ordine a cui apparteneva Kjotve. Ma la loro stretta si estende molto più in là. Di tutte le terre esistenti, credo che l'Inghilterra sia la più assoggettata. Provocano gli stessi tumulti che Kjotve provocava in Norvegia. Non solo tumulti. Diffondono un'epidemia di inganni, insegnando a uomini e donne a umiliarsi e farsi violenza in cambio del potere. Questa faccenda ti coinvolge molto. Certamente. È questo il solo scopo degli occulti. Liberare il corpo e lo spirito dell'uomo da qualsiasi catena artificiale. Ma noi non abbiamo operato in Inghilterra per oltre 4 secoli. Dopo la caduta dell'Impero Romano, gli occulti non sono stati più presenti qui. Questa assenza ha permesso all'Ordine degli Antichi di crescere e prosperare. Il nostro compito non sarà semplice. Ma con uno studio, io e Basim potremmo dar via al nostro lavoro. Se tu avessi il tempo e le risorse per costruirne uno, te ne saremmo grati. Vedrò cosa posso fare. Grazie, caro. Fammi vedere cosa ci vuole. In teoria ne avrei ancora. Mi piace stare nella casa lunga. Mi sento una Jarl. Eivor, di qua! Cosa terrai in questa stanza? La mia arma migliore, poiché questa stanza è tua. Qui potrai riposare, deporre la tua ascia o abbandonarti ai tuoi pensieri. Dimmi, ti piace? Mi si addice, ma avrei accettato anche di stare con gli altri sul pontile. Non voglio trattamenti speciali. Non è un trattamento speciale. Ti voglio qui nella casa lunga, subito a portata di mano. Ecco. Anche se sono io lo Jarl, il comando è di entrambi, come sempre. Prendi confidenza con la tua stanza e quando sarai pronto ci vedremo alle stalle. Allora. Fabbro, studio degli occulti, stalle, voliera, emporio, è l'emporio. Ah, perfetto, quindi comunque lui ci dà come consiglio quello di fare subito lo studio degli occulti, mi piace. Qui? Una cassetta, per lettere e messaggi. Ah. Leggi la nuova lettera. Eivor, spero che questa stanza ti soddisfi. Se vogliamo accrescere la nostra fama in questa terra e vogliamo stringere nuove amicizie, sarà importante restare in contatto con gli alleati. Ah, ricorda, va bene, devo controllarla. Perfetto. Poi qui, in teoria, dovrei poter dormire. Un letto più confortevole di molti altri. Qui potrò riposare. Non è molto, ma è mia. Esatto. Bravo, Eivor. Hai capito l'antifona. Andiamo alla stalla. Non so se la stalla è già stata costruita o è da costruire. Boh. Non ne ho idea. Credo sia da costruire, però.
problema reale. Sta pronto a viaggiare al più presto. Contaci, amico mio, sulla via della luce che porta alla gloria. A presto, Eivor. Ciao, bello. Perché ora? Dag, ti prego. Così deve essere. Sì. Perché, che succede? Che cosa succede? Basim è già in partenza. Anche Sigurd intende andarsene. È davvero così? Sappiamo che i figli di Ragnar sono accampati a nord. Ci sarà utile far loro visita per consolidare la nostra presenza qui. È lì che si è diretto Basim. Ti basti sapere che Basim ha altri scopi. Noi abbiamo obiettivi più urgenti. Bene. Andrò nel Leicestershire, in una città chiamata Repton. Eivor, voglio che tu mi raggiunga quando avrai finito qui. Posso venire ora? Mi serve solo un cavallo. Non ancora. Prima parla con Randy. Ha diversi incarichi da affidarti. Oltre a occuparti dell'insediamento, devi anche pensare a stringere alleanze. Non conquisteremo l'Inghilterra senza amici al nostro fianco. Lasciami venire con te, Sigurd. Sono il compagno ideale per dei lunghi viaggi. No, Dag. Il tuo posto è qui con i razziatori. E ricorda di seguire gli ordini di Eivor. Fa attenzione, fratello. Ti raggiungerò appena posso. Sì. Quanto a me, baderò ai razziatori. Seguire gli ordini di Eivor è una prova? Potrebbe essere. Sigurd è molto saggio. Preferirei obbedire a un pidocchio. Cos'era quello che ho appena visto? Eivor, la mia stalla è piuttosto modesta, ma se mi aiuterai a migliorarla, ti farò avere bestie formidabili. Una stalla gremita ci sarebbe utile. Vedrò cosa posso fare. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.